cosa c'è? E che vuol fare? Che vuol fare, dottore mio? I soliti pensieri. Ah, sì, venga. I pensieri fissi, come un'idea, sì. una cosa che... Adesso, guardi, tenterò di spiegarglielo. È come se un'idea mi prendesse. Vabbè, io vado, eh. Venga. Un pensiero, ecco, non so se è chiaro, un pensiero. Proprio. Venga, vieni qua. È meglio lasciarli solo. Sei un parente? No, no, ho preso un passaggio sull'autostrada. All'improvviso mi sa che mi c'è da dire. Sì, non ti preoccupare, ci pensiamo. No, a me non mi importa proprio. Ecco, aspetta qua. Viene, però. Che gli agiti che non conosco, a chi si, ma che ci aspettava a casa? Mannaggia. Buongiorno. Si va a chiedere a uno, no? Per la strada, uno qualsiasi, vuole diventare Gianni Agnelli? Vuole diventare, per la bellezza, Alain Delon, per dire? Glielo chieda, vedrà che cosa le risponde. Lo sa che cosa le risponde? No! Certamente! Se invece viene da me e mi chieda, provi a chiedermelo. Vuole diventare Gianni Agnelli o Alain Delon? Provi a chiedermelo. O Alain Delon? Lei provi a chiedermi, vuole diventare Gianni Agnelli o Alain Delon? E io vedrà che cosa le rispondo. Io vedrà che cosa le rispondo se mi lo chiede subito. Vuole diventare Gianni Agnelli o Alain Delon? Facciamo finta che lei me l'ha chiesto. Non l'ho chiesto. Ho chiesto proprio, lei vuole diventare... Insomma, lei ha le idee confuse. Lei mi doveva chiedere, ha fatto un giro di parole. Lo dico io al suo posto, lei vuole diventare Gianni Agnelli o Alain Delon? E vedrà che cosa le rispondo, sai che cosa le rispondo io? Sì! Certamente. Certamente, perché loro c'hanno tutto, c'hanno le donne, e c'hanno la ricchezza, e c'hanno la bellezza, e la salute, e poi c'hanno le chiavi per gli appartamenti, e i pianoforti, e le casse forti, e le cassate, e le gazzose, e le casse dello champagne, e la cassa da morto, e in casa che c'ho io, guarda un po' se è diversa la situazione, sì o no? Sì o no? Paris? È pazzo.